venuti da gente, so che cade di sottepa. Questa è Yes Real Miami, casa di Mancioni, pantaloni, Miami, classica divisa, voce, settori, vecchi calzoni, formazioni, lo Yes che si schiera con tre, vero, è un 3 Meus, e c'è un 4 gli esterni, Mereu, Geller, Cernello e Gello, il tenente di tetto da una parte, il numero del cantino, il 4-3-1, area Miami, solo in porta canna, colpiti, però il con Page, di Elditi, a dietro e per iniziare 16 20 punti 10 da montagna ma solamente 10 punti nelle sputate quindicesima azione dando il numero 8 di Bello termina la zona di Silva per Miami subito in di Petri si carica la palla Cano subito in Truisa prima di Cano con il numero 9 Truisa la risposta di solo da Danilo palla fuori messa per pure avanti Cio terra la fornita ancora per l'Italia di Cuba alle 10 alle ancora va giù funzione per lui un progetto buon impatto di Milano del numero 3 prima del di Benedetto secondo l'impatto si rimpa il suo riguardo abbiamo Grazie.
Costa lì. Allora diagonale del dietro la gola gli fa centro si stecca il gioco una decisione bogna sulla Madrini scarica centro ora da Di Benedetto sul pallo da 3 metri di passione per da già sono a che si pallone un vento di Mere, alza lo sguardo. Centrocampo la sorpresa troppo però corto il suggerimento con le mani di Geller recupera palla allora Vossolo può ripartire l'azione offensiva dei bianco-blu rischia Vossolo sull'attacco di Di Benedetto ha rilanciato il pallone Vossolo preso in piano Di Benedetto la palla che sorvola la traversa Cannas gira con Gilardi Giovanni in avanti, anticipato benissimo qui giocatore della Real Miami da Geller, poi l'ultimo a toccare allora rimessa ancora per il bianco-blu lancio in avanti, di testa ci arriva 20 va via in bello stile solo per poco Di Benedetto, lancio sbagliato poi Di D'Angelo rimessa ancora per lo Mereu di Benedetto chiuso però ad Alto Belli che poi rilascia di fuori dal campo il pallone prende in piano un bimbo presa con la testa il bimbo questa già battuta Troisi sulla fascia sinistra recupera il pallone il capitano con la spalla alla porta si gira crossa dall'altra parte c'è Geller la svirgola qui male palla ancora buona per Di Benedetto al limite dell'area che non ne approfitta recupera palla allora solo per pochi istanti era il Miami la spazza malissimo la recupera ancora il bianco blu con Berti che si distende intanto un altro pallone entra in campo lancia in diagonale cercare bianco ottimo. La copertura in diagonale difensiva di Nati del numero 2 era primo calcio d'angolo del match sarà in favore dell'area al Miami andrà battuta alla sinistra del portiere Romeo battere Capitan Bianchi con il destra uscita sul secondo pallo palla morbida
cercato la conclusione con Perez, è riuscito per sciogliere un gioco del limite. Calcio d'angelo, deviazione, palla che diventa buona. In due tempi la fa sua Pozzolo. Anzi, Romero. Lascia lui. Geller forse con un braccio, palla ancora buona, scambia con Troise. Via in mezzo a due, Troise, esperienza. La qualità del giocatore numero 9, del capitano, va via sulla fascia destra, può anche trossare, deviazione, forse l'ultimo a toccare. È proprio il giocatore in maglia arancione, invece da calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo anche per lo Janus, minuti 9 e 30. La bandierina alla sinistra del portiere della Real Miami, Pozzolo. Andrà battuto con il mancino a uscire, mentre problemi di fascia sul braccio, scaricano Bianchi. Ecco il calcio d'angolo profondo sul secondo palo, arriva il numero 6, Sandrini, che la rimette in mezzo e guadagna ancora un altro calcio d'angolo dalla bandierina opposta. Batterà ancora Geller. Destra, rientrare, palla morbida di testa, ci arrivano due giocatori dello Janus, palla al limite, ci arriva Cerniello che gira verso Sandrini, il numero 6 fa scorrere il pallone, poi è chiuso tornando da Mereu che la scodella in avanti, due giocatori ancora in avanti per lo Janus, di testa ci arriva anche Altobelli, ma fuori gioco, il gioco proprio del numero 11 Fornelli. Cambiano i difensori del Real Miami a cercare un varco centrale, arriva ora Gilardi che riesce a passare al primo e al secondo giocatore, scambia con Venti che sbaglia lo scop, il numero 16 si lamenta, Venti, un tocco da parte del difensore, l'arbitro non ha ravvisato, scambiano loro adesso i centrali dello Janus, da centrale destro a centrale sinistro, poi Cerniello, sbaglia Cerniello, la recupera Cicala, palla che però va a sbattere, adesso il capitano Bianchi. Buona ancora per la ripartenza arancione con Mereu di Benedetto. Perde il pallone, giro palla. Allora ora della Real Miami con Altobelli. Verticale, ci arriva Benedetti. Poi bella palla di D'Angelo per Cicala. Alza lo sguardo, bella palla in verticale. Cercare il capitano Bianchi. Poi l'ultimo a toccare è Cerniello. Rimessa naturale. Anzi no, sono Bianchi. Quindi rimessa tra per lo Janus. Bramerei. Marco a battere. Cercare Troisi. Sponde di testa. Occhio del capitano. In avanti per Altobelli. Chiuso dal difensore. Ma ancora Altobelli di testa. Cercare davanti. Numero 11. Fornelli chiuso ancora. Bella palla in diagonale, linea di rigore, entra il numero 11 che calcia 1-0 per lo Janus, ha segnato Fornelli, bella azione sul centro destra iniziata dal numero 8 di Benedetto, poi sulla destra arriva Geller al limite dell'area di rigore, era posizionato perfettamente per la conclusione Fornelli dopo 12 minuti e 20, 1-0 per i padroni di casa. Quindi si sblocca il parziale alla Gems, 1-0 per lo Janus, che così facendo salirebbe a 26 punti, 7 punti alla vetta per lo Janus, una delle squadre che gioca meglio in questo campionato finora in questa stagione. Per ripartire allora adesso la Real Miami si distende malissimo, però lo fa. Recupera allora palla lo Janus, rimessa laterale per gli arancioneri. Di testa, la mette fuori Gilardi. Nati, ancora di destra l'intervento di Cannas questa volta. Mereu batte il cross verso terra, limitare di rigore, ci arriva ancora Fornelli che va giù, poi ci ha provato Troise, prende in pieno un difensore, intervento provvidenziale qui di Carpinetti. Di
detto qui sbaglia il pallone, poi sciurata lo riconquista, pronto al cross, chiuso però due giocatori, Di Benetto rientra ancora sul mancino, chiuso ancora benissimo dal direttore numero 15 Gannas. Geller a battere la rimessa laterale, posizione buona, altezza del vertice della rigore, rincorsa lunga, va con le mani spiovanti nella rigore di Benedetto, ci ha provato, deviazione, calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo nel giro degli ultimi 10 minuti per lo Janus, ancora a battere alla sinistra del portiere Vozzolo. Ciarniello con il mancino a rientrare mentre sentite le urla di Vozzolo, uno sul palo ne chiede, secondo profondo, ancora lo schema di precedenza a cercare di messa in mezzo della numero 6 Sandrini che questa volta non arriva, allora di testa ci arriva ancora Galler, poi Sandrini nel rigore di primo, il campanile diventa ancora buona per Boninsegna che la prolunga, poi il cross di Galler, ancora deviazione, ancora calcio d'angolo, bravo qui Geller, visto che la palla non stava per uscire, è corso, scattato verso il pallone di prima, si è girato, ha crossato, deviazione, calcio d'angolo. Con il mancino ancora Cerniello. Sul secondo palo a cercare ancora il numero 6 che viene anticipato, rimessa laterale dall'altra parte. Batteriva subito Sandrini che passa a Troisi che si addormenta, Troisi recupera palla d'angelo solo per un momento perché la palla è uscita. Allora Giommetti andrà a battere la rimessa tra il numero 15, scambia in avanti, forse c'è un tocco con la mano, l'arbitro dice che si può continuare, può ripartire d'angelo solo per un momento, ancora Giommetti la recupera, poi Boninsegna, Mattia Ribatti ancora a centrocampo, poi uscirne vittoriosa ancora lo Janus con Ciarniello. Con la palla che palla in alto, non riesce a portarla in avanti lo Janus, poi in qualche modo Boninsegna, Geller subisce fallo, calcio di punizione lateralmente, 20 metri, siamo molto laterali, vicini al limite del campo, fallo subito ancora da Geller. C'è il cambio in porta per la Real Maiori, è uscito Vozzolo, è entrato Altobelli, non so se si è fatto male Vozzolo, credo di sì perché cambia dopo 17 minuti, se cambia il portiere evidentemente il portiere ha avuto qualche problema, è entrato Altobelli con il numero 4, cross di Geller, era di rigore, di testa, attraversa, sbatte proprio su Altobelli e c'è l'autogol del neoentrato. Non riusciamo a capire da questa postazione se la palla fosse già entrata, fatto sta, bellissimo il cross di testa di Geller, il colpo di testa, palla che sbatte sulla traversa, giustamente Altobelli si era tuffato, la palla che sbatte addosso al portiere dopo aver preso la traversa. E dopo 18 minuti c'è il 2-0 dello Janus. Per colpo di testa di Troisi, se non vado errato. Venditti, gira su Gilardi. Bianchi, davanti ancora per 20. Riesce a passare, metti in mezzo a due giocatori. L'ultimo da superare è il solito Geller. Rimessa allora per il Real Miami. Cannas. Qui non si capiscono i giocatori del Real Miami, lancio in avanti, diventa buono 2 contro 2 per la Real Miami, però diventano 3 i giocatori in maglia arancio, Troisi, bella palla per il numero 15 Giommetti che stoppa bene, poi Troisi ancora non riesce a recuperare la sfera, allora Cicala scandono dietro i difensori del Real Miami, ora Cannas. Bianchi
alza lo sguardo, cerca un taglio in diagonale di Cipriani che non arriva, ma c'è il lancio lungo per Venti, chiuso bene da Sandrini che di statura il doppio di Venti, quindi semplice colpo di testa per il numero 6 in maglia arancio. E scambia ora con Natti, arriva Ciarniello che sbaglia lo stop, recupera Cicala, poi scambia con Venditti, vede ancora per Bianchi, alza lo sguardo, calcia in porta in qualche modo Romeo, in due tempi la fa sua, si allunga e blocca. Corto da Sandrini che alza lo sguardo e cerca il capitano Trovise, palla troppo lunga, ci arriva Impero che la lascia scorrere in rimessa laterale, battere d'angelo, sponda di Bianchi che subisce fallo con le mani, la spinta di Benedetto, alza lo sguardo Bianchi, esce nel primo a cercare il taglio di un suo compagno Pompei, non arriva, arriva però Venti sul pallone che subisce l'ennesimo fallo questi primi 20 minuti. Scusate il gioco di parole. Centrosinistra, calcio di punizione per la Real Miami. Il solito Bianchi sul punto di battuta. Mette due in barriera Romeo. Direttamente in porta, palla che non scende a sufficienza. Ora può ripartire allora Romeo dalla propria area. La mette sulla vertice, si può ripartire a giocare. Entra un altro pallone in gioco, che è la seconda volta che entrano palloni in campo. Bel pallone, se l'hai visto. Romeo lancia sulla sinistra, ci arriva Cicala, la fa scorrere Meneo, non è una buona idea perché c'è Venti sul pallone, arriva però Sandrini che riesce a far calambolare il pallone sul numero 16-20. Allora rimessa laterale per lo Jans, battuta in alto, di testa va Venditti, rimessa ancora per lo Jans. Sbaglia ancora lo stop Ciarniello, stavolta però la recupera Sandrini, cambia campo da Keller, troppo profondo però il cambio campo, il centrocampo stoppa malissimo Gilardi che poi in secondo momento riesce a recuperarla, va a centrocampo centrale di Berlino. Poi John Matthew, la serie di Trovise sulla sinistra, anticipato per l'accino avanti e con la buona per Trovise, stoppa porta Mereu, poi Di Benedetto, può partire Mereu, numero 2 con Di Benedetto, scambia ancora con Trovise sulla fascia sinistra, fa correre ancora Mereu, entra in rigore, può calciare con il mancino, Mereu fino in fondo, la mette dentro, ottima parata di Altobelli, che bella azione però che abbiamo visto, e, però gioco fermo per fuori gioco. Non so di chi perché aveva calciato effettivamente Mereu, fatto sta che è una bellissima azione sul gioco di Troise. Il gioco di Troise, ci dicono dalla regia. Bianchi attaccato fallosamente, dice l'arbitro, da John Mitty. Allora calcio di punizione in zona difensiva per la Real Miami. Ancora sul punto di battuta il capitano con il numero 10. Batte molto bene Bianchi, non c'è nessun compagno a ricevere la sfera di gioco. Allora Di Benedetto scambia subito dietro con Keller che perde il pallone, poi lo riconquista e poi lo riperde. Attacca ancora la Real Miami sulla fascia di sinistra, il calcio in raso terra, palla che si alza, la spazza Sandrini. Rimessa laterale allora per la Real Miami in zona offensiva. Perde palla qui Pompei, la recupera in secondo momento lo Janus che dice che può ripartire con il numero di Benedetto. Gioco di prestigio, mentre lui c'è Giornetti, in pieno però d'angelo. Poi Mereu lascia scorrere il pallone, la rimessa però è per l'area al Miami. Cicala. Ha creato Venditti.
chiuso da Sandrini, ancora a lavorare il pallone su Venditti e conquista un altro rinvio dal fondo. Romero. Ti lancio lungo a cercare di testa il piede di Benedetto. Arriva in questo momento, tra l'altro Risa ha fatto un altro movimento, non si capiscono i due. Allora scambio buono tra Impero e Carpiniti, può ripartire allora la difesa della Real Miami solo per qualche secondo. Bella palla in avanti in profondità verso Pompei, chiuso. La vera rimessa, laterale ancora per la Real Miami. Subisce fallo più galera. Spinta del terzino sinistro della Real Miami sulla numero 10 che subisce l'ennesimo fallo in questi primi 25 minuti. Anzi, rimessa laterale. Nati, il numero 2 a battere. Va lunga a cercare la sponda di Geller, palla troppo lunga, ci arriva comunque di Benedetto che poi commette fallo, calcio di punizione. La tre quarti offensiva sinistra per l'area al Miami sul punto di battuta con il numero 23 Gilardi. C'è anche Bianchi per una soluzione corta, prendendola in corsa Gilardi. Infatti è corta verso Bianchi che può calciare, prende in pieno il numero 19, buona insegna, palla che si alza la liscia in qualche modo, bruttissimo da vedere di Benedetto, poi al limite provvidenziale l'intervento di Merevo, può ripartire ancora la Miami che si distende sulla fascia sinistra, palla è buona, una quasi Veronica che poi si incespica Pompei con il pallone in mezzo ai piedi. Nati, rimessa laterale. Minuto 26-14, più recupero al termine della prima frazione, 2-0 per lo Jans. 20, in mezzo a te, riesce a passare, scambia la medaglia dietro con Romeo. Lancia lunga con il mancino, di testa ci arriva Impero. Poi ci cala, stoppa male il pallone, recupera Giommitti. Poi Altobelli, chiuso per la rimanere ancora Altobelli. In dietro, lascia davanti a cercare con il numero 9 Troise che scatta sulla fascia sinistra. Ancora Troise, uno contro uno di Troise che si alza lo sguardo e cross sul secondo palo. Cercare Geller, diversione di un difensore. Ancora buona la sfera per Ciarniello. Geller rientra sul mancino, il cross era di rigore sul secondo palo, di tacco ci cala, di testa ci cala ancora, palla buona ancora per Troise, al limite dell'area, può anche calciare da lì, chiuso il giocatore che va via ancora Troise, scambia sulla destra, profondo per Geller, che cross in area di rigore, raso terra, palla che passa tutta l'area, arriva con il numero 15 Giommetti che se lo divora. Difensivamente messa malissimo allora al Miami, non lo scopriamo oggi, ma Geller un rosso raso terra che ha passato 5 difensori e l'ha presa Giommetti dall'altra parte che tu per tu l'ha mandata fuori divorandosi il 3-0 minuto 28. Esce bene una palla al piede Real Miami con Gilardi. Bianchi, lancia in avanti, a cercare Venti, stoppa bene il pallone il numero 16, uno contro uno con Sandrini, va via Venti, sul destro, può calciare a lui della raso terra, palla fuori, sta svegliando in zona offensiva Venti. Romero. Lancio lungo sulla fascia sinistra, Geller stoppa il pallone in avanti per Fornelli, la guarda che vedono 1-0, va via due giocatori, ancora Fornelli, chiuso qui da il movimento difensivo della Real Miami che poi si complica la vita, e allora rimessa ancora per lo Janus. Nati, lancio in avanti, deviato da un difensore, può ripartire allora ancora la Real Miami solo per qualche istante, perché c'è forse un tocco di mano
Gilardi, lei lascia proseguire, Gilardi perde il pallone, poi lancio in avanti, c'era ancora 20, stoppa bene, spara alla porta, va via in mezzo ai due giocatori, scambia con Bianchi, calza lo sguardo, ancora 20 e Bianchi, due contro tutti, perde il pallone. Ottimo l'intervento ancora in anticipo di Sandrini alla Roger di Bagnas. Bianchi perde il pallone, prende la palla di Benedetto che poi subisce fallo dentro la lunetta del centrocampo, il fallo del numero 23 Gilardi. Lancio di Geller, battuta subito, Troisi stoppa bene il pallone, spalla alla porta, davanti a lui c'è D'Angelo, bella palla, Giommetti gliela toglie, poi palla che non è uscita, invece sì. Ma la levi a me, ma la levi, io. Ah, va, tranquillo, bravo. Ma la vita è così, bravo. D'Angelo, scarica indietro con Impero. Bianchi. Cicara, vai la numero 19, scambia con Venditti, anche lui c'ha solo 20, Venditti e 20, scambiano bene il pallone, lancio in diagonale, era buono, se non fosse, per la misura del solito Geller, e può ripartire. D'Angelo, stoppa bene con il pezzo, guardando Troisi, poi sbaglia qui anticipato Bianchi, va via, allora di Benedetto, numero 8, lo può anche calciare da lì, verticale in avanti con il mancino, chiuso con il tacco da Carpinetti, poi D'Angelo, via. L'arbitro fischia, io lancio il pallone a cercare 20, stoppa con il tappo, bellissimo, poi Cicala, ancora un metro anticipato, e scivola anticipato, devo pure Giannetti, poi di Benedetto, gira sulla destra dove sale Geller, lancio in avanti a cercare Troise, forse fuori gioco, troppo alto, però il pallone si alza anche la bandierina, infatti era fuori gioco, ma 10 più recupero al termine del primo tempo, ancora 2-0 per i padroni di casa. Collo di Fornelli e... io, se no già stavamo a casa. No. L'autogol del portiere sperimentato Altobelli. Davvero, che fantasia che c'è. Davvero, il primo tempo è diventato solo il primo tempo. Grossi risate qui tra Guardoline e Chief Leader. Qui si possono definire bene la protezione del pallone di Sandrini, che scivola poi non subendo fallo, scambia come Cicala, poi Bianchi lascia in avanti, una bella classe, troppo lungo però il pallone di Bianchi. Romero la blocca, credo siano fan di Troise comunque, caro, caro Nicolò. Famiglia numerosa quella del bomber dello Janus. Sbaglia lo stop Fornelli, poi al limite arriva Di Benedetto. Ci immaginiamo allora un'esultanza di Troisi se dovesse in segnare. Caso di gol sarebbe davvero curioso vedere. D'Angelo sbaglia, recupera Di Benedetto a centrocampo, può anche calciare da lì, attaccato da Bianchi, scambia con Fornelli, gira indietro da Geller che stoppa il suo primo pallone della partita, di solito molto tecnico il numero 10, era ad un bolide, difficilmente stoppabile. Centrocampo, arriva Mereu, riesce a vincere un 1 contro 1, ancora un altro duello, chiuso da Venditti. Parte ora Cannas, Pompei, Venditti, Gilardi lancia in avanti, la fa scorrere, 20. Dammela su, paglia Mereu, poi rimedia, dai, 20, cambia con Gilardi, poi D'Angelo, tiro cross, più cross che tiro sul secondo palo, esce la fa su. Dai, almeno due gol. Tu avevi detto che il colpo di testa sull'autogol era di Troisi, giusto? Sembrava, a me non sembrava di Troisi, perché lo si sentiva anche dagli spalti in precedenza, chiedevano una volta arrivati i figli di quest'ultimo, chi ha segnato? Non papà. Troisi, non papà. Quindi non è stato Troisi sul colpo di testa del 2-0, dopo verificheremo, mentre riparte Cicala, scambia con l'attacco bianco, ancora Cicala, poi 20, ancora Cicala, si deve triangolo per qualche secondo, ancora, soprattutto
diagonalmente difensivo ottimo di Sandrini, allora impeccabile. Sì, è stato bravo qua Sandrini perché ha letto bene la situazione, fa una diagonale quasi da Serie A, se così la possiamo definire, e va irruento su un Cicala che sembrava primeggiare dal punto di vista fisico andando dritto per dritto verso la porta. Romero, corto per Nati, verticale, Geller, numero 10, stoppa e serve numero 11 Fornelli, che però viene anticipato all'intervento difensivo straordinario di Pompei. Sai che c'è? Difensivamente la Real è molto sconnessa senza palla. Nel momento in cui si deve attaccare con palla al piede, allora lì cominciano le lacune. Vai, vedi in questo caso? La Real la recupera 3 contro 3 offensivo con il numero 19 Boninsegna, che può attaccare. Spalla alla porta, si gira su Mereu. Secondo palo, forse sballato, non c'è nessuno. Sì. Beh, poteva far meglio qua Mereu, ci ha abituato a tutt'altre giocate, a tutt'altri risultati. Qui poteva benissimo cercare di dettare un passaggio, Troise non si è fatto vedere come suo solito all'interno dell'area di rigore, era anche difficile calibrare un pallone giusto per qualcuno, però vedi come lo Janus qui pressa e rischia di mandare al bar i difensori e i centrocampisti, qui non rischia di fare una frittata clamorosa. Due lisci nella stessa azione di Venditti e di Gilardi, riesce comunque a girarsi bene Bianchi, che poi subisce il fallo, anzi lo commette e se la prende con l'arbitro. E attenzione perché la Real Miami non è nuova a queste situazioni, sì, particolari. Sì, l'espulsione di Piccirillo, non ho capito se il giudice sportivo ci sia andato clemente o meno, perché beh, non lo so, comunque l'espulsione di Piccirillo era sacrosanta. Sacrosanta e soprattutto anche grave dal punto di vista, sì. Dal punto di vista della condotta. Si crossa in area di rigore sulla destra di Geller, anticipato Troise, può ripartire allora la Miami. Solo per un istante messo giù il numero 6 Pompei, calcio di punizione. Geller non mi è sembrato, non mi sembra molto in partita come le altre volte, perché prima ha sbagliato uno stop, qui intanto si va a vedere il numero 8 D'Angelo, che chiede palla ad Angelo da due ore praticamente, credo verrà ignorato, infatti è così. Infatti, sì, lancio lungo di Bianchi a cercare ancora 20, sempre solo 20, riesce mai a recuperare lì a palla, poi Troisi. Anzi, può girarmi. Sì, finisco il discorso che stavo facendo su Geller. Geller si è fatto vedere poco, non è molto in partita, ma è difficile per un giocatore di queste caratteristiche primeggiare su un centrocampo e una difesa che agisce in questa maniera come quello della Real Miami, quindi pressing asfissiante e poi errori tecnici che poi magari ti regalano il pallone, ma uno come Geller che è molto tecnico, non sono le sue partite, ecco. Rimessa laterale per la Real Miami, mentre c'è un giocatore a terra che si rialza in questo istante. Pompei a battere, corto a cercare il solito Bianchi, calcio di rigore, calcio in porta da 40 metri, fa la buona traversa, incredibile, è sceso all'ultimo e ha picchiato la traversa, Romeo battuto. Sai, sembrava la conclusione di Vitek del Vitesse su calcio di punizione, no, di Gerbic su calcio di punizione, la palla si abbassa all'ultimo, prende la traversa e rimbalza in campo, Rui Patrizio praticamente battuto. Qui Romeo invece che Rui Patrizio era molto il prossimo della rigore, ancora Bianchi ci prova sempre comunque a calciare. Beh, Bianchi ha un ottimo destro e lo fa vedere, lo ha fatto vedere spesso. Non so quanti gol sia in campionato Bianchi, credo che tu non ti sia fatto il conto come faccio. No. Ma hai perso il conto. Beh, sì, sicuramente il capocannoniere è 20, sono 13 gol in campionato. Bianchi. Ah, non 20? No, 20 ancora no. Però aspetto questo momento per poterlo dire in telecronaca, ecco. Romeo. Di Benedetto stoppa bene, attacca la luce, va centralmente, da Boninsegna, lascio sulla sinistra, si va a vedere Troise, lascia per lui, corre Troise, il tacco sballato, può ripartire allora alto e Impero, Cicala, lascio lui. Alto Impero sembrava il negozio cinese sotto casa mia. Grosse risate qui al James, amici. Qui Gilardi perde il pallone, anzi Pompei perde il pallone. Troise, limite dell'area, cross, raso terra con l'esterno, stoppa male il pallone Giometti dal limite, c'è proprio Ciarnello, la palla che è tornata addirittura indietro. Poi Gilardi viene anticipato ancora. Centralmente il pallone lo recupera Bianchi, scambia con 20, spalla alla porta. C'è Carangelo anticipato, poi Ciarnello che subisce fallo proprio da D'Angelo.
Però è troppo isolato 20, sì, manca un minuto e mezzo, ma è troppo isolato 20 secondo me, non lo cercano praticamente mai, le verticalizzazioni poi sono anche abbastanza inutili quando hai un giocatore che non primeggia a livello di statura, quindi magari coinvolgerlo un po' di più, farlo abbassare un po', venirsi a prendere il pallone, cercare l'aiuto degli esterni come Cicala che può correre, ha tanto fisico, tanta velocità, altrimenti così sembra anche molto complicato riuscire ad andare a creare qualcosa. In area stoppa bene Troisi, poi anticipato ancora da un ottimo intervento di Impero. Lo insegna ancora, stoppa male il pallone di testa, ci arriva Pompei in anticipo, poi su Bianchi va Merello, bella palla per Ciarniello, gira ancora indietro da Romeo, ultimi istanti della prima frazione di gioco. Sandrini, la palla lancia in avanti D'Angelo da Troise. Che rischio che abbiamo subito in questo, la mia telecamera più che altro ha rischiato tantissimo. Geller va via, gioco di prestigio, queste sono le giocate di Geller. Lancia in diagonale, c'è Troise che entra sulla destra, può calciare Troise, deviazione ottima, provvidenziale ancora di D'Angelo, però che non è uscita. Fornelli lì, cross la sua terra, vorrei metterla, prende il qui... colpaccio di un difensore, allora calcio d'angolo, forse l'ultima azione del match, mancano del primo tempo, mancano 10 secondi più recupero. Troise non è al centro dell'area di rigore, lo vedi come si muove tanto, come sfrutta bene la verticale del campo, sulla sinistra, un minuto di recupero. Geller, il cross per Di Benedetto che non so come se l'è mangiato, palla che rimane lì, Troise fa 3-0, il gol questa volta lo segna Troise. Eccolo. È arrivato il gol di Troise da rapinatore d'area di rigore come sa fare lui, e sono 15 in campionato più o meno per Troise, cifra più chiederemo... Sì, più o meno, insomma, abbiamo a chi chiedere alla fine del primo tempo, però è stato bravo qui perché, come avevo detto all'inizio dell'azione, sulla sinistra, poi si accentra e aspetta la ribattuta. Qui era bravo l'estremo difensore, e pallone che poi è ritornato al centro dell'area dove Troise chiaramente è il più rapace di tutti, ma si sa, le aquile non volano a stormi, e Troise solo non può sbagliare. Le aquile non volano a stormi, il pallone esce dal campo. Questa volta però è entrato, era entrato il pallone. Guarda il cronometro. Io mi sono dimenticato di segnare il terzo gol tra scherzi e altre cose. Sì, adesso il cronometro segna bene. 41 minuti e 5 secondi, Janus 3 al Miami 0. Diciamo che da pronostico sta andando tutto secondo i piani per la squadra in maglia arancio. Nereu, Sandrini, buon impegno. Ancora Nereu. Mancino avanti a cercare l'avanzata di Fornelli che non arriva sul pallone. E questa sarebbe la seconda partita consecutiva che la Real Miami va sotto nel primo tempo di tre reti. Eccola la parola fine del primo tempo. Ora l'arbitro fischia il duplice fischio di sancisce la fine del primo tempo. Janus 3, Real Miami 0. E allora ce ne andiamo un momentino, arriva il guardaline che ci chiede la borsa e piccolo commento del commentatore tecnico nonché cameraman. Sta arrivando Troise nel frattempo che palleggia come una foca con i suoi figli e arrivano le risate. Comunque fa piacere che questi momenti vengano tutti ripresi. Sì, primo tempo finito 3-0, una Real Miami che chiaramente quasi non pervenuta, a parte una traversa di Bianchi colpita dal limite dell'area di rigore, un bel destro a scendere, la palla che picchia la traversa, e come diciamo la punizione di Gerbic di una settimana fa del Vitesse, con la palla che si abbassa all'improvviso e colpisce la traversa a Rui Patricio battuto. Ma per il resto una Real Miami che davvero fa fatica a esprimere il calcio, fa fatica a esprimere il gioco, 20 troppo isolato, non viene mai dentro al campo a prendersi il pallone. Potrebbero sfruttare queste caratteristiche perché 20 è veloce, può giocare spalla alla porta, ricevere il pallone e lanciare la corsa nella sovrapposizione di Cicala, perché è così che si vincono le partite, anche attraverso le sovrapposizioni, attraverso l'aiuto reciproco tra compagni. Noi intanto ci prendiamo una breve pausa e torniamo tra pochissimo per il secondo tempo di Janus contro Real Miami. A tra pochissimo.
E sta per riniziare al James Sport Academy il secondo tempo di Janus Real Miami, parziale dei primi 40 minuti, 3-0 per lo Janus, mentre il... Che è successo? Guardaline si sta finendo la sua consueta sigaretta, giustamente. Ah, che meraviglia questa... questo è il grande calcio. 3-0, ribadiamo il parziale, marcatori Fornelli, il primo gol, il secondo gol, colpo di testa, che è andato a sbattere sulla traversa, ribattuto poi dal portiere Altobelli, quindi crediamo la nostra postazione fosse l'ultimo proprio il portiere della Real Miami, poi all'ultimo minuto, anzi il minuto del primo tempo, il gol del Bomber, capitano numero 9 Troise, per il 3-0. Partirà dalla sinistra verso destra, ora lo vogliamo, e attaccherà dalla destra verso la sinistra la Real Miami. Un cambio finora, il portiere appunto, Bozzolo per Altobelli, adesso Altobelli per Bozzolo, mette di parte Carpiniti, Cannassi, c'è Carmes, rimessa laterale per la Real Miami, che batterà proprio con Carpiniti, Venditti, gira indietro da Imper, Altobelli, lancia in avanti, Cicala, spalla la porta, riesce a girarsi, in avanti, chiuso da Marco Medeu. Buonanotte Nicolò. Grazie Leo. Fa molto freddo, cari amici di YouTube, comprendeteci, noi siamo in cronaca. Insegna, e qui una gomitata l'abbiamo vista di Impero. Sì, sembrava abbastanza netta come gomitata. Nel frattempo io sto cercando di settare alla perfezione per avere al meglio il controllo di tutti e due i dispositivi. Direi che così può andare. Sì, c'è tanta professionalità, avrei dovuto farlo prima. Sì, è rimasto a terra, ma credo. Si tocca la caviglia. Considera poi che con tutto questo freddo qualsiasi botta la senti particolarmente, la accusi in maniera maggiore rispetto alle altre volte. Geller va profondo, direttamente in porta. La che rimbalza e la blocca Altobelli. Non era facile calcolare questo rimbalzo, perché sono traiettorie molto strane queste, schizza. Quando le batti. Sì, esatto, la palla schizza, se il campo è anche bagnato rischi di ingannare il portiere con una traiettoria del genere. Bella tesa che rimbalza davanti all'estremo difensore. Altobelli è pronto al rinvio dal fondo. Quattro minuti se ne sono già andati in corso di questa ripresa. Lancio lungo a cercare buona insegna. Poi Pompei, Cicala, sale D'Angelo, palla è per lui, davanti a lui c'è Venti sulla destra, Venti chiuso col sinistro, alza scodello il pallone, però per nessuno, la stoppa bene Mereu, può ripartire. Batti ribatti a centrocampo, poi l'ultimo ad uscirne vittorioso è il numero 2 Innati, può ripartire con contropiede, lancia sulla sinistra, c'è Troise rientra sul destro, verso piede, punta una difensore, doppio passo, dentro sul destro, può anche calciare al limite, scambia con una buona insegna che può calciare con il destro, deviazione del difensore centrale, poi Venditti, può ripartire, si scambia sulla sinistra, davanti c'è Carpiniti. Stoppa bene il pallone centralmente, va Bianchi, calza lo sguardo, poi torna sui suoi passi, lancia in avanti, ancora a cercare i Venti, ancora troppo profondo il lancio, ringrazia Romeo e la fa sua, stoppandola con il suo piede preferito, il mancino, poi la blocca con le mani, va a corto da Nati, Geller sbaglia lo stop, recupera poi Giommetti, ricomincia ancora da Romeo e qui Cicala la recupera, poi tiro in aria, in porta, ci ha provato Venti, si era addormentata qui la difesa dello Janus, non ne ha approfittato del tutto, sì, perché aveva recuperato palla, Venti ha calciato la sua terra, però fuori
E non vorrei che, che lo Janus si stia adagiando sugli allori, perché va bene essere avanti 3-0, ma loro hanno due uomini in attacco che possono davvero riaprirla con un niente. E, da una parte c'è Venti, da un'altra parte c'è Cicala, che lì era stato pronto a prendere il pallone. Quindi intanto vediamo se in due, no, sembravamo in Azuma, aia, in Azuma Eleven, no, chi era? Che il doppio... Oli e Benji. Oli e Benji, scusate, Oli e Benji, prima ne parlavamo di in Azuma Eleven, ma intanto torniamo in cronaca. Partita Geller, che subisce fallo, fallo di Venditti sulla fascia destra. Va arancione. Concludo quello che stavo dicendo precedentemente. No, scusami. Che buona la palla di Fornelli. Guarda di rigore, ci arriva la numero 11 di Fornelli. Scarica al limite il calcio della numero 19, buona insegna alla fuori. Qui forse troppo frettolosi sono andati alla conclusione, perché va bene, era arrivato un pallone, non c'era tanto spazio per andare a calciare, ma comunque provi a quantomeno a stopparla, a ragionare, vedi se si trova un buco per calciare, anche perché lo Janus non ha necessità di andare a far gol, ma comunque deve cercare di tenere basso anche la difesa della Real Miami, cercarla di schiacciare e magari chiudere anche la partita. Qui sbaglia in costruzione della Miami, recupera Troise, che calcia in diagonale, che ha divorato il 4-0 Troise, incredibile. Qui se lo divora Troise, perché era andato, era stato bravissimo a leggere la traiettoria del pallone, un retropassaggio che non si fa mai in quelle situazioni, prende il pallone, non calcia subito, preferisce stopparla, portarsela ancora più verso la destra e avere forse più angolazione per calciare, non trova la porta. Questo è un gol divorato non da Troise, questo non è, questo chiaramente sono degli errori che Troise di solito non fa. Rimessa laterale battuta dalla Real Miami, a cercare Bianchi con il tacco, riesce a passare verso Cicala, il piegamento difensivo di Geller che l'appoggia addirittura a Romeo, va sulla sinistra dove c'è Mereu, verticale, sbaglia Mereu, quella che torna però al numero 3 attaccato da Cicala, uno dei più vivaci della Real Miami, può far carambolare il pallone Mereu proprio su Cicala. La rimessa laterale ancora per lo Janus. Guarda Geller però come si lamenta di della mancata del mancato rinvio di Romeo veloce verso di lui. Geller sa di non essere, di non star giocando la partita migliore, vuole tanti palloni, vuole portarli avanti, vuole risultare decisivo anche lui. Diciamo è un comportamento ammirevole, ma insomma, diciamo, prendersela con il proprio portiere che decide di giocarla magari dal basso, diciamo, penso non sia la cosa più ortodossa da fare in una partita che stai controllando e vincendo 3-0. Recupera la Bianca a centrocampo, attaccato e superato da Boninsegna solo per qualche istante, perché poi la recupera. Ottimo ripiegamento questa volta di Pompei, si gira indietro con D'Angelo, va da interno che va lunghissimo, cercare ancora Venti che ci arriva quest'altro alla destra, la sponda, però non c'è nessun compagno a seguirlo. Il problema è che non c'è nessuno a recuperare, a prendere il pallone a rimorchio, non c'è veramente mai nessuno. Venti, anche quelle poche volte che riesce ad arrivare di testa su un pallone alto, non c'è mai nessuno che viene ad aiutarlo, nessuno che viene a ricevere il pallone, a fare la sponda, a ricevere la sponda di Venti. È chiaro che poi la palla lì la perdi. Segura palla, Venti si gira, calcia, palla che prende una strana traiettoria, Romeo la fa sua. La chiama da grande portiere Romeo, lo si fa sentire, è molto sicuro di sé in queste situazioni e così deve essere. Rilancia con il destro, ci arriva bene qui Impero, poi palla ancora buona per Giannotti, in qualche modo arriva ad Altobelli che può anche calciare, alza lo sguardo, prova la conclusione anzi perché è chiuso. La Geller che ci prova, a raso terra, il salto bello, bravo. Mette proprio un cambio per lo Janus. Bianchi, lancio in avanti, ancora a cercare nessun compagno. Sandrini, Gemmetti, spalla contro spalla, ci arriva comunque Geller che va via a Venditti. Va col mancino in verticale, si vede che non è il suo piede. Carpinetti, anzi Impero, prega Campano, lancia il pallone più lontano possibile. Andrea, mette pronto il primo cambio per lo Janus.
e anche per la Real Miami. Uscito Gilardi. Gilardi faceva l'esterno, giusto? Se non vado errato. Sì, sì, l'esterno, quindi... il numero 19. Sì, non credo che cambi nulla tatticamente, perché vedi, si va a mettere sull'esterno, sì, esattamente. Semplicemente ha messo più centimetri in campo, forse un po' più di... un po' più di tecnica che di velocità, insomma. Credo che adesso mister Cicala la voglia affrontare cercando di riaprirla il più possibile o tentare di rimettersi in carreggiata. Non è facile, ma forse con più centimetri, magari a raccogliere proprio le sponde di Troise, può essere un po' più facile. Eh sì, di Troise, di 20 penso sia un po' più facile con uno di più centimetri, insomma. Eccoletta. Recupera palla il numero 8, scambia in avanti verso Troisi, anticipato questa volta bene da Impero. Scambio sulla destra per Cicala, il numero 19 si dimentica però del pallone, lo recupera ancora Troisi che rientra poi sui suoi passi, si appoggia a Mereu, ancora in avanti verso Troisi, chiuso, può ripartire allora 20. Scambia con Bianchi, eccolo qui Coletta, tocca il suo primo pallone, scambia ancora ottimamente verso Cicala, si permette di rigore Coletta, il numero 9 a cercare testa e centimetri, ultimo a toccare però è Cicala, allora non è calcio d'angolo. No, perché è stato contenuto bene dal terzino, non credo ci sia stato fallo o deviazione come chiedeva il 19, che forse ha aspettato un po' troppo a mettere il pallone in mezzo, ma se non taglia nessuno, diciamo, viene un po' difficile riuscire a poter crossare. Cambio. Altri cambi. Altri cambi. Esce Mereu. Ed entra il numero 5 Cardilli. Sì, quindi un centrocampista, toglie un difensore centrale, ma credo che o si abbassa Ciarniello oppure va lui a ricoprire il suo ruolo. Sì, va a giocare centrale, sì, ma un po' più esterno. Ed è entrato anche il numero 13 Remigi per Mister Remigi. Allenatore e giocatore. Sì. Sì. Dall'addio di Giulio ha preso lui l'incarico. Sì, ci sono stati credo dei diverbi interni tra Di Giulio, quindi allenatore, giocatori, credo anche la dirigenza, la società. Si spenge un faro, però non fa niente perché comunque siamo coperti da un'ottima illuminazione, quindi la ripresa non resta indietro. Quindi condizioni in zona ottima. Per 20. Come Bianchi, c'è anche 20 sul punto di battuta, vediamo chi andrà dei due. Per me va in porta 20, sai. Sono sul punto di battuta. Io credo vada in porta 20. Sistema il pallone. Si parlano i due. Perché lì puoi andare sia col destro che col sinistro. Col destro puoi andare a un traversone, però Romeo sta sistemando la barriera, credo abbia molta paura di una conclusione. 20 ci ha abituato a delle soluzioni. Bianchi per 20 col mancino, per torna sul destro, calcia in porta. Altissimo. Sì, forse diciamo non è il miglior schema perché lì forse essendo una punizione di seconda non fai la finta, calci subito, anche se prendi la barriera trovi comunque una deviazione, sì, magari esatto. Inganni il portiere e ti prendi un calcio d'angolo. Qui ha completamente sbagliato la conclusione 20 perché l'ha alzata troppo, credo abbia calciato con una sorta di punta, una puntata di 20. Non trova quindi la porta, occasione a mio avviso sprecata perché poteva essere gestito molto meglio questa soluzione dalla media distanza. Chiuso con le cavolatine Geller, sbaglia il rilancio, la fa fuori alto bello. Sì, infatti si è disperato Geller qua di avere sbagliato perché troppo frettolosamente, attenzione però perché attacca lo Janus in qualche modo con Di Benedetto che va verso la porta, non la trova ma di qualche metro non di più. Qui bravo Di Benedetto ad approfittare della dormita della difesa della Real che praticamente gli lascia la possibilità di prendere il pallone, poi di andare verso la porta e di calciare. Non affila benissimo il destro, è più una rasoiata che termina sul fondo. Frattempo Nicolò Federico che fruga tra fogli, fogliettini e liste, vuole capire
vuole capire meglio chi c'è in campo. Pulsione Basere Geller, centrocampo. Qui difficilmente andrà in porta Geller, chiaramente. Cercherà le soluzioni aeree. Di Benedetto già primeggia centralmente. Può andare a fare il taglio sul secondo palo, fare la diagonale verso il primo e cercare di arpionarla. Chi lo sa? Però Geller prende un'ottima rincorsa. È interessante, è interessante. Forse ci prova. Infatti è così, prende in piedi. L'unico giocatore in barriera che c'è. Diventa buona allora per 20. Chiuso proprio dal ripiegamento di Geller. Fa la finta. Forse lascia Arniello. Poi si torna indietro. Dalla numero 13 Remigi che la lascia a Romano. Cardini. Verticale da Geller. Stoppa già dopo. Di spalle. Bella palla di Geller. Fine diagonale. Chiuso dal Tobelli. L'arbitro. Questo è fuori gioco. Molto bene. Sbaglia la diagonale, recupera palla Geller. Può anche calciare, finta, va da Troisi. Troisi al limite della rigore, va sul destro, entra in area, chiuso. Ancora Troisi, può crossare. Mezza altezza, di mezza, ci arriva intero. Poi Venditti, sbaglia ancora in uscita, l'area al Maiore. Tutta la calma del mondo di Benedetto, la gira verso Ciarnielli, poi il lancio di Nati, sbagliato, può ripartire Venditti. Gioco da terra di Benedetto, calcio di punizione per la Real Miami. Ma quanto sbaglia la Real Miami in fase di impostazione? Non è la prima volta, ma questo lo sappiamo. Hanno tante difficoltà, credo, forse nell'intesa, non riescono a capirsi bene con i movimenti, nessuno che viene incontro, magari che tagliano, fanno il movimento contrario, diventa poi difficile riuscire a fare qualcosa. Vediamo chi esce. C'è un cambio veloci, dai, che stiamo a perdere. Real Miami, cambio in difesa, esce Carpinetti. Bianchi alza il pallone, tagliato, entrato il numero 2 della Real Miami, Rinaldo. Qui intanto vedi come fa il velo. Si distende Bianchi, rientra sul destro, può calciare, prova centralmente Romeo con i pugni, poi sulla ribattuta, arriva 20, fuori. Grande chance questa. Rinaldo per l'area al Miami. Altro cambio. Questa grande chance. Grande chance, ma mi è piaciuto molto quello che è stato fatto lì davanti. 20 fa il velo, Bianchi taglia. Entra Lodico, numero 14. Ah, Bareato Lodico, il nostro amico Bareato Lodico, che è intervenuto una volta ai nostri microfoni in occasione del finale di gara contro la DLF Ciampino di qualche settimana fa. Esce Geller, sì. Direi che è il momento di fare spazio a Bareato Lodico. Geller non è stata la sua miglior partita, ma comunque chiaramente senza infamia, senza lode, insomma la sufficienza se la prende tranquillamente. Un 6, ecco. Rientra in campo anche Gilardi. Rientra Gilardi. La Real Miami. È uscito il numero 6 Pompei. Mi è piaciuto però, come ti dicevo, il movimento che ha fatto Bianchi, il velo di 20, il taglio di Bianchi in area di rigore, calcia, bravo Romeo. Poi 20 non riesce a ribadire in rete, però è questo quello che dovrebbe fare l'area alla Miami un po' più spesso durante le partite. Romeo stoppa bene, palla anticipata da Cicca, ancora buona per Fornelli, cercava proprio Lodico, chiuso, può ripartire. Ora Cicala che si gira, vada a fare il centro di pista, bella palla, suggerimento per D'Angelo, in avanti Pompei, anzi Gilardi, prende palla, la recupera di Benedetto, scambia in dietro da Cardilli, ancora Lodico, si accentra Lodico, stava in guardia con il mancino, poi da girarla, stoppa bene Troise, poi anticipato dall'intervento di Impero, può ripartire allora della Real Miami. Chiuso l'intervento in scivolata di Sandrini, rimessa laterale, blocco subito da Gidardi, in avanti dal numero 9 Coletta, sbaglia, poi centrocampo Cicale che commette anche fallo, può ripartire.
E intanto comincia a fare molto freddo, comincia a fare particolarmente freddo qui ad Acilia, al James Soccer Academy. In realtà siamo a via del Fosso di Dragoncello, non ho mai capito se faccia parte proprio di Dragoncello o di Acilia in senso stretto. Buona per il Real Miami che poi perde il pallone, lo dico. Centralmente qui ci vede il pallone, può ripartire ora Girardi, 3 contro 4, il calcio in area di rigore è buono, dall'altra parte arriva Capitan Bianchi, la bra che sta per uscire, la tiene in campo, rientra sul destro, può anche calciare da lì, ma rientra ancora sul mancino, 1 contro 1 contro il numero 5, il numero 14, Lodico, calcia e trova un gol meraviglioso. Bianchi, minuto 61 a 19 minuti dal termine, l'area aperta, Bianchi ha fatto tutto lui sulla sinistra, è rientrato sul destro, poi rientra sul sinistro, davanti a lui c'erano due giocatori in maglia arancione, rientra allora sul destro, dritto per dritto sul primo pallone, nel raso terra, trova un gol splendido. L'anima della Real Miami in questo secondo tempo, Bianchi, che chiede grinta, chiede velocità nei momenti dei cambi e va a prendersi i palloni da solo. Qui c'era stato un cross completamente sballato verso il secondo palo dove non c'era arrivato nessuno, lui sì, c'è andato, l'ha ripresa, ha fatto l'uno contro uno più e più volte, ha tentato il dribbling contro l'avversario e poi è riuscito a scaricare un gran gol. La carambola, Romeo, la fa sua, ma si è completamente addormentato lo Janus, non è rientrato in campo in questo secondo tempo, mancano 20 minuti scarsi più un recupero, l'ha riaperto la Real Miami. Sì, hai detto bene Nico, perché lo Janus si è veramente adagiato sugli allori e in 20 minuti di secondo tempo non l'abbiamo visto entrare in campo praticamente in nessuna occasione. Allora Lodico che poi prende il pallone con il braccio, anzi era Fornelli. Calcio di punizione per lo Janus, sul punto di battuta va Di Benedetto, poi lascia il pallone al numero 13 è Remigi che lancia il primo da sinistra, chiuso da D'Angelo, può ripartire D'Angelo e qui c'è anche la munizione per Giommetti. Sì, Giommetti munito, primo ammonito del match, primo e unico ammonito, sì. Fino adesso sì, partita molto corretta dal punto di vista dei falli, dal punto di vista dell'agonismo, non ci sono stati motivi di intervenire con cartellini, ma proprio perché ci sono stati davvero pochissimi contatti, se non qualcuno a centrocampo, partita davvero molto corretta. Il pallone rilancia lungo sulla fascia sinistra a cercare Girardi che stoppa la sfera, rientra sul mancino, il cross in aria a cercare il numero 9 Coletta che è andato verso il primo palo, palla che sta per uscire, esce ora in questo momento, attenzione a Bianchi che va a scivolare contro le pareti del campo. Cardini pronto alla rimessa lunga a cercare Di Benedetto, anticipato da Venditti, poi Coletta combatte ma non riesce a recuperare il pallone, scambia in dietro, allora Cerniello con Romeo, va a profondo, Troise non ci arriva, ci arriva allora Cazzo Impero, poi Altobelli, lancio lungo, ancora D'Angelo, anticipato. Davanti a lui c'è servito Girardi, chiuso, ultimo tocco è di un giocatore della Real Miami. Tanto altri cambi. Credo esca Giommetti. Sì, sì, sì. Uscito Giommetti, vediamo che è entrato al suo posto, che sta dicendo di cambiare posizione, di smistarsi dalla tre quarti in su, è entrato il 19. Sì, è rientrato Buoninsegna. Rimessa lunga, stacca di testa Troise, l'ultima tocca per D'Angelo, ancora rimessa per lo Janus che guadagna campo. Cerniello, Buoninsegna. Lodico cambia gioco benissimo per Buoninsegna che fa correre il numero 5 Cardini che può anche crossare al limite raso terra, al cross tesissimo, arriva con il mancino a rimorchio Di Benedetto, poi ribattuta ancora Di Benedetto, va col destro del suo piede preferito e si lamenta con se stesso perché la palla non ha preso lo specchio della porta.
Non è la prima volta che Di Benedetto cerca questa giocata, e non è la prima volta che col destro la manda anche abbondantemente sul fondo. Di Benedetto, gol nel primo tempo, il gol dell'1-0 momentaneo, forse anche l'odore del 2-0, quello lo dobbiamo rivedere, perché credo che il colpo di testa sia stato il suo o quello di Troise, ma si sentiva degli spalti che il secondo gol non era del papà. Il 3-0 è arrivato dopo, il gol di Troise è arrivato dopo, però comunque Di Benedetto non gli stanno riuscendo queste giocate che nella prima parte di stagione, insomma nella prima parte della sua stagione, lui è arrivato nel girone di ritorno praticamente dal rientro dalla pausa Covid. Sulla destra si distende Venti, che supera un suo diretto avversario, rientra poi sul destro sterzando, poi col mancino calcio e porta Romeo la blocca. E credo che Bianchi non l'abbia presa molto bene per questa conclusione. La conclusione di Venti, che si leva addirittura la maglia, Venti, esce dal campo. E va a sedersi in panchina. Ora è in 10. Eh sì, è in 10. Non avevo mai visto una situazione. No, si è rimessa. Se l'è cambiata. Si è cambiato la maglietta. Sì, sì. Per quale motivo? Ma si è cambiato la maglietta. Magari glielo chiederemo alla fine della partita, se non ci manderanno sempre il solito Profili a parlare. Ma è lui l'uomo delle interviste. Bianchi alza lo sguardo, attaccato a due giocatori, perde il pallone e il capitano era Maglione. Buon insegna. Ale recupera. Recupera poi. Calmo Teo. Poi Venditti in avanti. Bello il suggerimento offensivo di Cardini, troppo lungo però per Fornelli. Idea normale però, perché Boninsegna qui ha visto il taglio di Fornelli che gli aveva dettato il passaggio. Bene, qui con il corpo andare via Bianchi nella velocità, la numero 5, ma Bianchi al numero 4, ancora Bianchi da solo, scambia poi con Coletta, mette la rigore, può anche calciare, rientra sul destro, si dimentica del pallone, ancora Coletta al limite per Venti, va sul destro e non calcia mai la Real Miami. Bene, qui ancora Bianchi, calza il pallone, calcia in porta, prende in pieno la faccia di Cardini, che rimane stordito vistosamente. Che botta che ha preso. Chi è che mi sta chiedendo che non devo tornare indietro quando hanno la palla? Chiaramente si scherza, no, è vero. Generalmente lo fanno tante squadre di Serie A che tornano indietro quando hanno la palla. Sì, la Real Miami veramente non calcia praticamente mai. E quando lo fa nel momento sbagliato. Comunque è la tendenza di tante squadre anche di Serie A, dei massimi campionati, quello di tornare indietro nel momento in cui si ha la palla. Tornare indietro quando si ha la palla, lo fa spesso anche la Roma di Mourinho, fa parte del gioco di Mourinho, tornare all'indietro per poi magari andare al cross, al lancio in avanti. Francamente per gli amanti del bel gioco forse non è il modo migliore per godersi una partita, ma anche per una squadra che attacca, se la squadra attacca credo che ci sia poco da girare all'indietro o da fare rodaggio col pallone, si va in avanti, si cercano i compagni liberi da servire, altrimenti provi in progressione e scarichi al primo più vicino, magari non per forza tornare all'indietro. Rimane contuso Ciarniello? Sì, zoppica vistosamente. Claudicante Ciarniello, punizione per lo Janus, altezza del centrocampo. Testa, c'è arrivato il numero 11 Fornelli che l'ha prolungata, ma c'è fuori gioco. Sì, netto perché si era visto, rientrava dalla posizione di fuori gioco, è andato a prendersi il pallone, non si è disinteressato, fuori gioco assolutamente netto. Lancio di D'Angelo profondo a cercare i Venti, che non ci arriva perché è anticipato da Sandrini, poi Cicala, gira in dietro da Impero, poi Altobello, ancora D'Angelo. Lascio in avanti, era buono, forse il pallone è un po' troppo lungo per Coletta. Non c'è arrivato. Con le mani Romeo. Andiamo in testa Marco. Show in avanti, in testa però solo difensori della Real Miami. Di tacco va a Venti, Cicala sul centro-destra, costretto a tornare indietro, poi finta, va in avanti, a lui due giocatori dello Janus, ancora Cicala è chiuso, riesce comunque a scodellare il pallone in avanti, a cercare Venti, che poi tenta la conclusione da lontanissimo.
prova sempre a tirare dalle posizioni più disparate del campo. Sì, quando non vede tagli dei compagni o movimenti in avanti, cerca di andare alla conclusione. Il piede forte che il destro ce l'ha, chiaramente però non è sempre Natale per lui, gli è riuscita la conclusione settimana scorsa e due settimane fa e chiaramente non gli può riuscire sempre, ecco. Spizzata classica di Troise, che poi riesce a recuperare ancora questo pallone, spara alla porta attaccato da Cicala. Troise protegge la sfera, poi perde il pallone e va a recuperare allora Gilardi, chiuso benissimo. Un po' sufficiente qua, sì, Troise, sì. Nello scegliere di andare all'indietro. Si distende sulla sinistra lo Iano, si cross la sottera al limite dell'area di rigore. Pallepona si arriva sulla ribattuta al limite. Il gol con il mancino del numero 11 Fornelli. Doppietta per lui al minuto 71. Anzi, il gol di Lodigo. Grazie per il suggerimento a un tifoso. Gol di Lodigo. Oh, il primo gol di Bareato Lodigo in campionato. Primo gol di Bareato Lodigo in campionato, che entra, è entrato con la testa giusta. Sì, gran gol in una sorta di serpentina, poi col sinistro credo abbia segnato. Sì. In diagonale, gran gol a trovare l'angolino, ma lo cercava da tempo questo gol Bareato Lodigo, anche lui un innesto del post pausa Covid, e sta portando tanta freschezza, tanta qualità a un centrocampo, a un attacco di uno Janus che fatica delle volte in determinate partite ad andare in gol. Questa volta in questa occasione ha calato il poker. Mentre è rientrato Giommetti ed è uscito il numero 4 Cerniello, che zoppicava. Sì, zoppicava da parecchio. 6 minuti. 8 minuti al termine per recupero, 4-1 per lo Janus. Aveva provato a riaprirla con il capitano Bianchi, l'area al Miami. Ora recupera palla proprio il capitano numero 10. Contro tutti, ne supera 2. Centralmente il tacco, bella palla per 20. Scambia sul Cicala. Suggerimento in diagonale troppo per Coletta, che non può arrivarci. Era difficile giocare questa palla con tranquillità, perché era pressato e soprattutto non aveva compagni da servire nel... Se la stoppo io. Vediamo se la palla... Non la stoppo... No, la grande stop di Nicolò Federico nel frattempo. Io volevo metterci il pugno, mi sarei completamente sdrumato una mano. Chiedo perdono per la terminologia particolarmente capitolina, ecco. Vediamo se si può andare alla battuta. Il 2 intanto ride. Rimessa laterale per la Real Miami. Per un cambio c'è stato un cambio, sì, sì. Per i biancocelesti. Pinardo con le mani. Colpa mia, vado. Va a Rinardo a cercare la testa di Coletta, può ripartire per il contropiede il numero 15 Giometti, è velocissimo Giometti, spalla contro spalla, riesce a recuperare la sfera, rientra sul destro per anticipato da D'Angelo, bel duello in velocità da D'Angelo e Giometti, poi un tocco con la mano involontario ancora D'Angelo in avanti, serve il numero 23 Gilardi anticipato, allora rimessa laterale Gilardi. Poi Venti, Venditti, può anche calciare da lì, ancora da Venti, Cicala, limite dell'area, scambia ancora con Venditti che caccia a giro, Romeo la fa sua. Marco! 6 più recupero al termine, Janus Real Miami 4-1. E comunque Troise non abbandona mai il campo, sì, comunque, anche sul 4-1 risultato acquisito. Scambia con Cicala, D'Angelo in avanti a cercare il solito Venti, sbaglia la sponda, può ripartire allora lo Janus solo per qualche istante, la recupera ancora Cicala, poi Venditti, fase confusa del match, Venditti passa, scambia in avanti con il numero 9 Coletta che cade al limite. Non c'è niente, intervento sul pallone della difesa dello Janus. Battuta la rimessa da Bianchi, era di rigore, va giù Coletta. E occhio qui al VAR, eh. E occhio qui al VAR, perché potrebbero chiamarlo. Tanto sarà compito mio.
VAR. Lo sapevamo, lo sapevamo, lo sapevamo, ma ci eravamo tenuti pronti, al ragazzi. Minuto 76, mannaggia, 4 minuti al termine, Leonardo. Leonardo Talusi con il col monitor del VAR. Ah, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Oh, che bello, ha preso il momento precisissimo. Momento precisissimo, venga signor arbitro. Venga sì. Signor arbitro, dice. Allora, l'azione riparte chiaramente da qui, qui c'è il primo contatto. Sembrava anche fuori area. Da qui. Ah, questo. Sì. Vuole rivedere? Sì, magari, grazie. Poco poco. Andrea. No, aspetta, però mi muovi l'immagine proprio. È che tu hai mostrato la telecamera proprio nel momento del contatto. Cerchi di stopparlo un attimo. Sì. Come fa a vedere il tuo? Come? Come fa? Allora, secondo me ha preso l'arancione e ha mandato. Non c'è il rigore. È rimessa. Nel calcio di rigore a... Frattempo si è sentito tutto, eh. 3 minuti e mezzo più il recupero che ci sarà visto della VAR. Rinaldo dietro con Impero. D'Angelo, lancio lungo, chiuso dal numero 14 Lodico. Bravo! Bravo Ale! E conquista un'ottima rimessa laterale. Centrocampo arriva di Bedu. Prova a calciare, contrastato da Cicala. Questo deve essere effettuato di calcio d'angolo, primo calcio d'angolo della sua terra. Per lo Janus. Che chiaramente non ha fretta. A me c'ho freddo. Un po' tutti qui abbiamo freddo, tranne chi è in campo. Calcio d'angolo, battuto con il mancino corto, scambio 2, cross arriva sul secondo palo di testa. Cicala sta per fare l'euro autogol. Sarebbe finito sulla puntata di mai dire gol. Calcio d'angolo battuto dall'altra parte, corto, perde palla, vuole partire il contropiede con Gilardi della Real Miami in avanti per 20, esce Romeo, 20 riesce a superarlo, invece no, ma comunque era tutto fermo perché c'è stato fuorigioco di 20 anche dalla nostra postazione, si vedeva 20 partire un po' di avanti rispetto all'ultimo difensore dello Janus. Romeo batte a mezza altezza, la recupera ad Angelo, può ripartire allora Cicala anticipato, un ottimo difensivo, si distende sulla sinistra Troise, pallone troppo lungo per lui, chiede scusa Sandrini, la rimessa laterale, forse ultime battute del match, sì no perché manca un minuto e mezzo. Angelo, Cicala anticipato dal numero 15 Giommetti, ancora D'Angelo stoppa bene il pallone, va via in Veronica addirittura D'Angelo in avanti, cercare 20 anticipato ancora dal numero 6 Sandrini, a centrocampo poi di Benedetto, scambia con Boninsegna, destro sinistro di Boninsegna e poi pallone ancora recuperato da D'Angelo, Coletta scivola a centrocampo, subisce fallo, calcio di punizione per Miami, per lo Janus, scusate. Bella palla in verticale, troppo lunga però per il numero 23 Gilardi, mentre mancano 20 secondi per recupero. Anche il guardaline vorrebbe saperlo. Era parcheggiato in seconda fila. Romeo rilancia lungo, centrocampo, stacca di testa Cicala che vince il duello.
Poi Natti in avanti, ancora D'Angelo riesce a recuperare la sfera, ci cala a centrocampo, scambia con Venditti anticipato da Boninsegna, può ripartire allora il numero 14 Lodico, scambia dietro da Giommetti, poi a centrocampo ancora di Benedetto, riesce a uscire dal pressing lo Jans con Cardilli, va via d'esterno Cardilli in verticale a cercare il suggerimento offensivo di Fornelli, troppo lungo, palla con la buona per Troise, però si alza la bandierina fuori gioco, Troise si lamenta, dice come può essere fuori gioco, fuori partito da dietro di Torsetto. Lancia sulla fascia sinistra, braccio lunga, ci arriva, però ancora rimessa laterale per Real Miami, Rinaldo, 20, in mezzo a tre giocatori, 20, riesce a passare, il campo è finito però. 5 minuti di recupero, quindi eccoci gli ultimi 5 minuti di questo Giants Real Miami. È la prima volta che vedo un recupero così corposo. Rinaldo intanto la manda fuori dal campo il pallone. Nel frattempo ci sei anche tu in cronaca, in ripresa. No, ti ho voluto inquadrare proprio per farti salutare i nostri carissimi ascoltatori prima che riprenda il gioco. Scivola a terra subendo fallo di Benedetto, tre quarti offensiva a destra, calcio di punizione per lo Jans. Palla dentro al cappetto, per favore. Mentre viene cambiato il pallone. Tre palloni adesso. Olè. È il bello della diretta. Sì. Lodico. Occhio perché Bareato Lodico qui può provare il mancino. Con il mancino, Bareato Lodico. Va in porta, la soltana, deviazione. Calcio d'angolo. Lì. Si è capito perché ho calcolato la rimessa laterale, però sarà sicuro per lo Jans. Sì. Laterale. No, d'angolo. Sì, credo sia che... No, prima laterale. È laterale. Andrà a battere Cardini. Per Bareato Lodico. Cross nel mancino in porta. Quasi un tiro è diventato. Può ripartire ancora D'Angelo, il più vivace di tutti in questo secondo tempo. In avanti a cercare il numero 9, Coletta. Poi... perde palla ancora. Fase di costruzione da Real Miami, riparte lo Jans con il numero 11 Fornelli, scambia con Di Benedetto che calcia la sua terra. Ma è vero! Si dispera Cardilli, credo. Spera Cardilli. Che era Cardo Cardilli. Riparte allora Real Miami. Venditti. Avanti Rinaldo, scambia ancora sulla fascia sinistra. Ho avuto tanta paura. Carnilli. Sì, avvicinati perché ci sono arrivati dei commenti. Avvicinati al microfono. Vicino di così. Esatto, così più vicino di così va a finire dentro al telefono. Cardilli. Scambia con Lodico. Cardilli ancora indietro da Romeo. Lancia con il mancino. Ci arriva Venditti di testa, rimette avanti. Anticipato ancora da Bareato Lodico. Cardilli ancora indietro da Romeo. Lancio in avanti a cercare Fornelli anticipato da Rinaldo che poi per partire il controllo di Benedetti in avanti ancora per Troise, uno contro uno, due contro uno in questo momento. Troise supera il giocatore di area per Fornelli con il destro, calcia la sua terra, se l'è divorato qui Fornelli. E qui Troise forse richiedeva il pallone, richiedeva il passaggio di Fornelli, ma Vittoria si è imbestialito. Beh, una chance sciupata. Al quarto minuto di recupero, risultato ormai in ghiaccio da più o meno tutta la partita, per quanto si è visto e per quanto il primo tempo è finito 3-0. Per lo Jans è ancora imbufalito Troise, il capitano numero 9, il bomber. Cambia allora la difesa con il portiere, poi scambia con Rinaldo, stoppa
palla alla porta, si appoggia a Venditti. Indietro ancora verso Impero. Cicala, centrocampo, scivola, recupera il pallone, subisce fallo. Ora Cicala. Niente, non è entrato il vice capitano per la Real Miami. Frattempo suonano telefoni. Non è entrato i profili. Cardilli. Scambio con Di Benedetto. Poi Boni insegna. Si stende sulla sinistra. È salito Nati. In avanti a lui c'è Giommetti, cross al limite, c'è Troisi, recupera il pallone, attaccato due giocatori, stanno poi con Cardilli, alza lo sguardo, il tiro cross, altissimo. E qui non me la date più. Non me la date più, dice Cardilli, autoironico qui. Secondi alla fine intanto. Era buona l'idea, dice Nati, mentre mancano 20 secondi. Le comiche stiamo assistendo in questi ultimi minuti. Sì, un finale, un finale divertente, dai, un finale molto, molto poco teso, ma è giusto così, è giusto così. Quello che ci piace del calcio. Esatto, di questo calcio. Non ci sono più schemi, non c'è più niente in mezzo al campo, aspettano soltanto il fischio finale che arriva in questo momento. Allora la Gems Academy, lo Janus, batte la Real Miami per 4-1 e sale dopo la sua 17esima partita a 26 punti. Grazie allora a chi ci ha ascoltato, tra cui Luciano Cesaretti sicuramente, che ci mandava messaggi a tutto andare. Noi lo salutiamo dal freddo, dal gelo di Acilia. Sì, salutiamo anche voi cari amici di YouTube che ci avete seguito con tanto calore da casa. Janus 4, Real Miami 1. Noi ci risentiremo tra due giorni, venerdì al Don Calabria per il posticipo San Filippo Neri contro Borgo Rosso. Con domani alla Romulea. Voi con te domani alla Romulea, il derby Soba Talba Roma, sempre qui sul Live Calcio Elite. Il nostro carissimo e fedelissimo Nicolò Federico ci racconterà la partita forse più di cartello della giornata. Tra cui poi venerdì ci sarà invece lo scontro diretto per il posto playoff tra San Filippo Neri e Borgo Rosso, sempre con me, Leo Talusi. Noi vi diamo appuntamento quindi alle prossime gare. A presto.